Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Come avete visto annunciato sul sito della TRC, sulle mie pagine social, dedichiamo questa trasmissione all'intervento della prefettura rispetto a due aziende che operano nella città di Cerignola. La prefettura ha rigettato l'istanza di iscrizione nella white list della ditta Mondo Eco e ci ha mandato la comunicazione relativa, che noi abbiamo immediatamente riscontrato comunicando alla prefettura di Foggia che la Mondo Eco non ha in corso con il comune di Cerignola nessun tipo di appalto, nessun tipo di affidamento di servizi o altro. Quindi, rispetto a questa rigettata istanza nella lista della iscrizione, nella lista delle white bianche aziende, noi non abbiamo provvedimenti da prendere perché non abbiamo rapporti con la Mondo Eco, non abbiamo rapporti in corso con la Mondo Eco. Poi è arrivata una interdittiva antimafia nei confronti della ditta Mondo Service. Allora, la Mondo Service è una cooperativa sociale di tipo B, cioè le cooperative sociali che privilegiano l'offerta di lavoro per dipendenti, per persone che hanno situazioni di disagio, in particolare nei confronti di persone che hanno avuto problemi con la giustizia. Nella nostra Costituzione la pena è prevista come uno strumento di recupero sociale, di reinserimento. E le cooperative sociali di tipo B sono nate appunto per offrire a coloro che abbiano avuto dei problemi, per esempio con la giustizia, e che vogliano reinserirsi, una opportunità. La Mondo Service partecipò ad una gara per l'appalto triennale della manutenzione del verde pubblico a Cerignola. Partecipò a questa gara, risultò aggiudicataria e contrattualizzò con il comune di Cerignola questo appalto, questo lavoro. Per fare un contratto con una società cooperativa che sia, occorre che questa società produca, anzi meglio, l'amministrazione chiede rispetto a questa società alla prefettura il rilascio del certificato antimafia. Noi a dicembre del 2017 abbiamo chiesto alla prefettura di Foggia il certificato antimafia relativo alla società cooperativa Mondo Service. Questo certificato ci è stato regolarmente rilasciato dopo che la prefettura di Foggia ha fatto tutti i controlli necessari. Allora, è molto semplice, seguitemi che mi capiscono tutti quando io parlo.
a dicembre 2017 il comune di Cerignola aggiudica questo appalto regolarissimo, da nulla viziato, dopodiché stipula il contratto. Prima di stipulare il contratto chiede alla prefettura: posso stipulare il contratto con la Mondo Service? Ci sono problemi di carattere normativo, legislativo, in riferimento ai requisiti antimafia? Risposta della prefettura di Foggia del dicembre 2017: procedete, nulla osta, non c'è nessun tipo di problema. Noi facciamo questo contratto, comincia questo rapporto di collaborazione per la fornitura di servizi. La Mondo Service, nel corso di questo anno e 7 mesi di lavoro, è stata a giudizio non di Franco Metta, non degli assessori di questa giunta, ma a giudizio universale di tutta la città, è stata capace, efficiente, organizzata, rispettosa di tutte le leggi, di tutti i regolamenti. Gli uomini arruolati, inquadrati nella Mondo Service, non hanno dato adito in un anno e 7 mesi di lavoro a nessun tipo di rilievo. Nessuno di costoro ha avuto problemi con la giustizia. Gli organi della magistratura di sorveglianza del Tribunale di Bari, Tribunale di Sorveglianza di Bari, hanno dato in affidamento alla Mondo Service numerosi soggetti che si trovavano nella condizione di poter godere di questi benefici. Il settore della Procura di Foggia, che si dedica alla espiazione, alla esecuzione delle pene, ha più volte indicato la Mondo Service come un'azienda da additare come esempio fra quelle che favoriscono il reinserimento sociale di persone che hanno avuto problemi con la giustizia. Io personalmente, nella mia stanza, ho una miriade di cose, di oggetti, di maglie, di oggetti sportivi, di fotografie. Fra le fotografie c'ho mio padre, buonanima, c'ho i miei figli, i miei nipoti, la donna che amo. Ho una sola fotografia di persone che non fanno parte della mia famiglia, ed è la foto di gruppo di tutti i lavoratori della Mondo Service davanti all'Arco della Rimembranza per festeggiare il ritorno all'ordine, alla pulizia, alla godibilità collettiva della Villa Comunale di Cerignola, che è merito del lavoro svolto da queste persone, da questi lavoratori. Poi, venerdì 3 luglio, sul tardi, e io l'ho vista molto tardi, arriva questa comunicazione da parte della prefettura, la quale ritiene che vi siano delle situazioni che richiedono e giustificano la emissione di una interdittiva antimafia nei confronti di questa società. Dico subito che personalmente non condivido, ripeto, personalmente non condivido nemmeno una delle parole utilizzate nella interdittiva antimafia. Sono libero di pensarla diversamente. Ciò nonostante, poiché la legge mi impone di risolvere come sindaco, come amministrazione comunale, tutti
i rapporti con la Mondo Service, io non ho scelta, devo risolvere ogni rapporto contrattuale con la Mondo Service e io osserverò scrupolosamente questa norma. Ripeto, non sono d'accordo, ma sono un uomo delle istituzioni e rispetto le prescrizioni della legge. Quindi risolverò i contratti con la Mondo Service. Poi la Mondo Service è libera, ovviamente, di fare le sue rimostranze, di ricorrere al TAR. Io seguirò queste vicende dall'esterno perché non mi appartengono, farò il tifo perché le ragioni della Mondo Service siano accolte dal TAR, ma devo imboccare la strada che è obbligatoria. Ho convocato quindi giovedì scorso una riunione tecnica con i dirigenti al settore ambiente, con l'assessore all'ambiente, segretario generale, e ho dato le mie disposizioni perché da una parte l'interdittiva antimafia venisse puntualmente rispettata, dall'altra, e qui vi prego di stare bene attenti, ho indicato ai dirigenti e al segretario generale quali sono gli obiettivi della amministrazione, che sono due gli obiettivi. Uno, il servizio attualmente affidato a Mondo Service non si deve interrompere nemmeno per un minuto. Secondo punto, nemmeno un posto di lavoro deve essere sacrificato, nemmeno un posto di lavoro deve essere cancellato. Le ditte che eventualmente subentreranno, anzi senza eventualmente, le ditte che subentreranno alla Mondo Service, che saranno scelte con le procedure di legge dai dirigenti del nostro comune, devono principalmente garantire che siano rispettati i livelli occupazionali. Nemmeno un lavoratore deve perdere il suo posto di lavoro e possibilmente, anzi obbligatoriamente, nulla deve essere sacrificato dei diritti acquisiti dai lavoratori. Questo è quello che vi devo dire, questo è quello che vi devo raccontare, questo è quello che è successo. Permettetemi un brevissimo commento, uno che c'entra l'amministrazione comunale con questa faccenda, non c'entra assolutamente nulla. Noi abbiamo fatto un regolare appalto, abbiamo fatto un contratto con chi aveva vinto questo appalto. Chi aveva vinto questo appalto, la Mondo Service, era dotata di certificazione antimafia, rilasciata a dicembre 2017. Adesso che cosa è successo in questo anno e mezzo perché la prefettura abbia cambiato opinione? Io personalmente non ve lo so dire. Hanno cambiato opinione, io mi adeguo e rispetto la legge. Però garantisco la continuità del servizio con un'altra ditta, garantisco i livelli occupazionali con un'altra ditta che sarà scelta secondo le procedure di legge. Secondo commento che voglio fare. Non appena si è diffusa questa notizia, quello sciacallo che risponde al nome di Gianvito Casarella e le Bluebell, sorelle Marino, che inopinatamente gestiscono un partito dai nobili ideali qual è quello di Fratelli d'Italia, si sono scatenati in una campagna di volgare diffamazione che colpisce l'azienda nel tentativo di colpire
il sindaco di Cerignola, che come vi ho spiegato con questa faccenda comunque non ha nulla a che vedere e nulla da rimproverarsi. E allora io ho già risposto duramente, ma ho avuto il dubbio di essere stato troppo tenero. Sarò ancora più duro. Siete degli sciacalli, non conoscete i fatti e state scherzando con la vita, con la famiglia, con il sostentamento di 30 persone. Questo non vi è consentito. Il fatto che un ognomo malefico nutra sentimenti di odio nei miei confronti non giustifica la diffamazione dei lavoratori della Mondoservice. Diffido chiunque e sono pronto a portare in tribunale chiunque oserà infangare il mio nome, il nome della mia amministrazione, e devo dire che sarei lieto se tutti coloro che vengono offesi da questa campagna strumentale, sciacallesca, orchestrata da Casarella e dalle signore sorelle Marino, in odio soltanto al sindaco, perché loro della Mondoservice, del Verde Pubblico, della città di Cerignola, dell'amministrazione comunale di Cerignola, a loro non frega niente, loro sono soltanto nemici miei, non so perché, questo è un mistero glorioso. Bene, costoro saranno perseguiti per tutto quello che faranno, perché quando parliamo di posti di lavoro, quando parliamo di servizi alla città, io non ammetto scherzi. Ci sentiamo domani, un chiovino.